Alfredo, un test importante contro una squadra di pari categoria per arrivare al meglio al campionato, e mi sembra che l'Empoli stasera abbia fatto notevoli passi avanti. Sì, no, stasera dovevamo fare una buona partita anche per il nostro morale, che comunque la sconfitta in Coppa Italia ci ha bruciato, quindi dovevamo dare delle risposte anche a noi stessi. Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra di pari livello, quindi siamo contenti per questo e dobbiamo percorrere questa strada. Si parlava di compattezza, mi sembra che la squadra la stia trovando, questa compattezza non solo tra i reparti ma soprattutto a livello di gruppo, di persone. Sì, no, comunque dopo un anno dove l'Empoli dove è stato un anno difficile, ricominciare non è mai facile. Comunque la squadra è nuova, è un gruppo nuovo e quindi bisogna dare tempo alla squadra. Ci stiamo man mano compattando, poi stanno arrivando anche altri giocatori, quindi pian piano bisogna fare un gruppo importante per fare una grande stagione. Gli attaccanti vivono di gol tutti i giorni, per strada, in allenamento, in amichevole, in campionato. Oggi è arrivato un bel gol da parte di Alfredo Donnarumma, credo che ti dia fiducia per proprio l'arrivo di questo campionato. Sì, no, vabbè, per un attaccante fare gol è sempre bello, quindi fa piacere, sono contento perché lavoro per quello, però è importante in questo momento la condizione fisica che sta migliorando e quindi sono contento più per quello. Ecco, condizione fisica, a livello di percentuale come ti senti? No, man mano abbiamo fatto un lavoro importante di volume all'inizio, ora stiamo facendo un po' più di brillantezza, quindi ancora quella manca, quindi bisogna lavorare su quello e stiamo per arrivare a sabato prossimo in una condizione già importante. E tu conosci bene il campionato di B, quanto è importante iniziarlo bene questo campionato? No, quando tu inizi a fare bene comunque ti dà morale e ti fa crescere l'autostima, quindi per noi sabato è una partita da affrontare come se fosse una finale, la prima finale di tante, quindi per darci il nostro un morale importante a tutta la squadra. Senti, arriva Ciccio Caputo, un giocatore importante, un giocatore che farà sicuramente coppia con te in attacco, insomma questa sarà una coppia che farà parecchio rumore. No, sono contento perché comunque noi dobbiamo fare un campionato importante, più arrivano giocatori forti come lo è Caputo, che è un giocatore di categoria che ha fatto sempre gol, quindi fa piacere e lo aspettiamo che per darci una grande mano. Fredrik, una partita, un test importante, una prova generale prima del campionato con la Ternana. Sì, è stata la partita del livello che aspettiamo quest'anno e no, c'è da lavorare ancora, proviamo di mettere a posto quello che vogliamo fare. È stata una buona partita anche impegnativa, con un obiettivo sempre di vincere contro una buona squadra. E mi sembra che insomma cresca l'intesa fra di voi, un lavoro iniziato poco più di un mese fa con non poche difficoltà, una squadra completamente nuova, siete rimasti in tre della vecchia squadra, adesso mi sembra che gli ingranaggi piano piano inizino a girare. Sì, certo, ci sono tanti cambi, quindi ci vuole un po' di tempo per ambientarsi con nuovi giocatori, anche tra di noi, però stiamo lavorando su di questo, il mister ci tiene che facciamo un bel gruppo e abbiamo bisogno di questo per fare un buon campionato. Sta nascendo anche a livello di spogliatoio un bel gruppo tra di voi, visto che tu hai conosciuto quello passato e stai conoscendo questo nuovo? Sì, certo, i giocatori come persone sono bravi, sono simpatici tutti, si vede che hanno voglia di fare gruppo con tutti, siamo rimasti in poco, quindi è anche a noi di ambientarsi con loro, però c'è della bella gente qua e proviamo di fare tutto per essere uniti perché ci sarà il bisogno. E visto che non te l'ho mai chiesto, approfitto stasera, ti ha fatto piacere rimanere, essere tra quei pochi della scorsa stagione che sono ancora ad Empoli quest'anno? Certo, io sono qua, sono sempre a disposizione della squadra, del mister, quindi sono anche fatto così, do sempre il 150% e c'è anche la possibilità di tirare avanti anche quelli nuovi che sono arrivati sì, è qualcosa di importante. Mi è piaciuto molto come si è mossa la linea difensiva stasera, questo modo di giocare che non cambia perché si continua a guardare la palla e non l'uomo, però adesso siamo a tre dietro. Per te cosa è cambiato? Per me è cambiato che ora sto un po' tornando a fare il centrale, che è il mio ruolo, però comunque so fare il terzino, l'ho fatto prima, stasera ho iniziato sulla fascia. No, mi piace questo modo di giocare perché mi porta tanti vantaggi a me,
e anche secondo me anche alla squadra, quindi è un modo nuovo di fare, però tenendo in testa che guardiamo la palla, quindi dobbiamo anche ancora lavorare su di questo. Certo che non siamo ancora pronti, però andiamo avanti e speriamo che possiamo dare tante difficoltà alle altre squadre. Grande fiducia in te, mister Verini? Sì, ma anche negli altri giocatori. Siamo un gruppo che è abbastanza giovane, anche ci sono quelli della primavera che sono venuti quest'anno, che stanno facendo bene, devono ancora crescere, ma come io devo ancora crescere, però mi dà la fiducia di portarli avanti con me. E per chiudere, stasera un buon Empoli, ma dalla prossima si fa sul serio a Terni? Sì, si fa sul serio per il risultato, per i punti e siamo stati anche seri finora, solo che è difficile imparare tutto in 2-3 settimane, soprattutto quando c'è tanti cambi. Noi siamo a disposizione del mister e facciamo il più del massimo per fare qualcosa di buono e per accontentare tutti, la società, i tifosi, e accontentarsi anche tra di noi.